Prima di iniziare la sessione volevo fare una breve comunicazione su un fatto che è successo durante l'assemblea. Beh, l'abbiamo detto, l'avete visto nel video, stiamo subendo attacchi di vario genere da parte di questa società della Camene. E beh, durante l'assemblea, poco prima che parlasse Landini, abbiamo trovato due persone che stavano sopra facendo delle riprese. Queste due persone a cui abbiamo sequestrato la loro cassetta, all'inizio le abbiamo prese anche in giro perché insomma la diretta è su Global Project, quindi se la possono guardare benissimo da là. Ma il problema è un altro: questi continuano a parlare di sicurezza e di legalità. Beh, noi continuiamo a rispondere, pensiamo che questa sia l'assemblea giusta per farlo, che la loro sicurezza fatta di posti di lavoro a 5 euro all'ora o la loro legalità che vive sul fatto che padri di famiglia piuttosto che giovani, piuttosto che anziani si giocano tutto quello che hanno dentro questo posto ci fa schifo e quindi ne preferiamo un'altra di legalità. E la legalità che preferiamo è quella che rompe questa parola vuota, priva di significato, quando la vediamo magari pronunciare da capezzone. Beh, quella parola non ce ne frega più niente, noi vogliamo rompere, vogliamo costruire un'altra di legalità e questa legalità avviene solo attraverso momenti come questi, difendendo uno spazio come questo e come tanti altri sono in Italia, rispetto all'autogestione, all'autorganizzazione e alla messa in condivisione. Quindi pensiamo che sono ridicoli questi attacchi che continuano a fare e noi ci rivendichiamo tutto, ma proprio tutto quello che facciamo qua dentro perché è sempre pubblico e condiviso e non abbiamo niente da nascondere come invece ci sono le risposte quando andiamo a chiedere gli atti su quali sono le autorizzazioni e le concessioni che hanno avuto. Beh, questi atti non ci sono, non hanno nessuna autorizzazione e nessuna concessione. Questo casino qua non lo aprono, questo posto rimane aperto e continuerà anche ad ospitare assemblee come queste perché è da qui che ripartiamo, da noi e dalla condivisione di tutto quello che siamo. Adesso dico due cose, semplicissime, appunto per farla vedere anche meglio alla Camene, insomma a Capezzone, a Ragri, a Santori, a tutti questi qua che si stanno muovendo. Chiedo per favore, perché vedete c'è un ragazzo che sta là sopra, si chiama Riccardo, c'ha una telecamera, da qui a là lui deve riprendere, questa parte qua purtroppo entra nell'inquadratura, quindi dobbiamo trovare un modo affinché da questo tavolo a quell'altro tavolo non passi nessuno, cioè è molto semplice, penso che ce la possiamo fare. Ribadisco che gli interventi dureranno 5 minuti, continueremo questa presidenza in maniera nazista e adesso passiamo la parola ad Andrea Alzetta, consigliere di Roman Action.